Amici, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo ad aprire un bel po' di pacchi della Marvel Movie Collection. Allora, è un po' che non faccio video, quindi mi sono accumulati un bel po' di pacchi. Sono ben 5. Guardate qua, 2 e 3, 5. Eccoli qua. Li vedete? Quindi andremo ad aprirli in modo del tutto casuale. Saranno una ventina di supereroi, non sto lì ad aprirli in ordine consecutivo, e anche perché non ricordo più come sono arrivati. Spero che siano tutti integri e io gli do un'occhiata di solito quando mi arrivano per sicurezza, ma non si sa mai che qualcosa mi sia sfuggito. Io direi di partire dal primo pacco. Andiamo. Ecco qua il primo. Allora, qui abbiamo il numero 54, 55 e 56. Tiriamoli tutti qua. Anzi, facciamo una bella cosa. Apriamo tutti i pacchi, li tiriamo tutti fuori, mettiamo tutti i supereroi qua e poi andiamo a vederli. Cosa dite? Cosa dici, Danny? Può essere una soluzione? Sì. Apriamo il secondo. Numero 63, 64, 65 più 1 maggio, quindi sono 4. Un altro Iron Man. Terzo pacco. Aspetta, numero 57, 58, 59. Questo qua deve essere tutto il quarto pacco. Sono il numero 51, 52, 53. In pratica li sto aprendo al contrario. E il quinto pacco, quello più grosso, più pesante, dove penso ci sia dentro lo speciale, ed è il numero 60, 61 e 62. Da tirarlo fuori. Esatto, il problema è che non abbiamo più spazio sulla vetrina. Ok, quindi ora ve li faccio vedere tutti e li mettiamo in fila. Eccoli qua, li abbiamo impilati tutti uno sopra l'altro. Vi faccio vedere brevemente così e poi andiamo a aprirlo. Ok. Ok, li abbiamo posizionati tutti, messi in ordine, e ora andiamo. Qua ci sono tutti i fascicoli. Ok. Sono dal numero 51 al numero 65, ben 14. Personaggi più uno speciale. Quindi io direi di partire subito da questo, che è Kurs del film Thor, e dovrebbe essere questo qua. Andiamo a prenderlo e ad aprirlo. Eccolo qua. È quello che sto toccando io prima. Ok. Ecco qui il personaggio. Allora, bello. Bene, direi che il primo personaggio è in ottime condizioni, qualità buona. E siamo contenti. Mettiamo via prima. Proseguiamo col secondo personaggio. Eccolo qua. Iron Man Mark. È un numero romano che non ricordo ora. XL, non ricordo proprio cos'è. 26, non può essere. Comunque, ecco qua il personaggio. Allora, di Iron Man in questa collezione ce ne sono
il Iron Man e Capitan America, non sappiamo più quanti ne abbiamo in vetrina, vero Dan? Sì, a vedere quelli che abbiamo qua davanti sono più Iron Man che tutto il resto. E Iron Man qua c'è solo quello. Vediamo com'è. Un po' sbavato, c'è qualche sbavatura di colore. Ma è fatto apposta così. Vediamo, facciamo vedere. Bello dai, non mi dispiace. Passiamo subito a un altro personaggio. Abbiamo Iron Patriot. No, è Iron Patriot, sarebbe è una versione di Iron Man. Non è Iron Man, Iron Patriot. Praticamente è un'armatura di Iron Man che Stark ha donato a questo suo amico. È integra? Sì. Anche i colori sembrano buoni. Un po' delicato, stai attento. Facciamola vedere. Bella. Ora andiamo a Howard Stark, che praticamente è il papà di Tony Stark. Potevano risparmiarci. È il papà di Tony Stark, si intravede in qualche film che fanno qualche scena in cui parlano del papà. Non fa niente, non si prego. Assomiglia a Tony Stark. Farlo vedere. Ok, andiamo avanti e ora abbiamo un bel Capitan America che non poteva mancare, questo qua dal film Infinity War. Eccolo qua, andiamo a aprirlo. Quello Capitano America sugli altri scudi. Nella guerra finale, una delle guerre verso la fine. Come è fatto? Bello. Bello. Ora abbiamo un altro Tony Stark in gara da Iron Man 2. Non ricordo, sì. Probabilmente c'è qualche scena nel film, che ora non ricordo, in cui lui guida una macchina al Formula 1, può essere. Danny dice che è probabilmente rotto questo. Vediamo, speriamo di no. No dai, non è rotto. Allora in pratica qua c'ha l'armatura, quando ha inventato l'armatura nella valigia se la porta dietro. Fallo vedere. Che è l'armatura, la valigia. Proseguiamo con i Qtari, sempre dal film degli Avenger. È un cattivo e presumo sia questo. Non ricordo benissimo questo personaggio. Vediamo se ne parlano. È un alieno. Ok, è uno degli alieni. Allora, fino adesso siamo circa 60 personaggi e la maggior parte dei personaggi che sono usciti sono belli. Non sono personaggi secondari o personaggi sconosciuti. A parte, ci sono tanti uguali. A parte 3 o 4, devo dire che sono abbastanza soddisfatto. L'unico problema è che ci sono molti Iron Man, come ho detto, e molti Capitan America. Anche molti Thor, in questo caso non c'è neanche uno. È fatto bene. Sì, non è un personaggio che ci interessa. Ci sta. Leggere sfumature, però. Sbavature, scusate.
Ok, proseguiamo. La prossima è Gamora. Eccola qua, Danny già ha individuato la statuetta. Questo qua è dal film dei Guardiani della Galassia. E tra l'altro la scatoletta è diversa dal solito, è un'altra forma perché ha una spada in mano e quindi l'hanno fatta un po' più larga del solito. Com'è? Bella? Bella questa. Dobbiamo trovare lo spazio, ormai abbiamo esaurito lo spazio nella vetrinetta. Dovremmo inventarci qualcosa. Inizieremo a metterli fuori sulla base. Ci hanno mandato. Nella volta scorsa, nei pacchi scorsi, ci avevano mandato la base. Per ora non l'abbiamo ancora utilizzata, la utilizzeremo con questi personaggi perché nella vetrinetta non ci stanno più. Andiamo avanti con il personaggio numero 59 ed è Crossbones. Crossbones, questo sinceramente non lo conosco proprio. Tu ti ricordi, Nanny, questo personaggio? Un cattivo di Capitan America. E probabilmente è questo. No. Sembrava un Iron Man. Com'è questo qua? Bello, ha le mani. Ha le mani dietro. Sì. Con l'armatura. Anche questo molto bello. Ok, andiamo avanti con... Ecco, adesso c'è la bestione. Numero 60, Hulk Booster. Eccolo qua. Questo qua è tanta roba. Sì, ma dici anche lì dove lo mettiamo. Non lo so, è lì. Qualche posto lo metteremo. Che bestia. Questo è veramente bello. Pesante. Fischia. Guardate che bestione. Questo vale tutta la collezione. Uno farebbe la collezione solo per questo. Allora, mi sembra colorato abbastanza bene anche a livello di... Sì, ci sono delle imprecisioni di colore perché comunque sono dipinti a mano, però bello bene. Ok, proseguiamo con una supereroina questa volta. Numero 61. Wesp. Dal film di Ant-Man. Come fai gli ideali però a questo personaggio? Invece non ha fatto senso. Non si conoscono aperto. Non lo vedere anche a me. Vabbè, dopo aver tenuto in mano Hulk Booster, questo qua è leggerissimo. Bello, bello. Ok, proseguiamo con un'altra supereroina. La prossima è Scarlet. Aia, questa qua vedo già un danno. C'è un pezzo lì. Questa mi sa che è arrivata rotta. Guarda qua. Per fortuna è uno degli ultimi pacchi, quindi posso ancora fare il reclamo. Esatto, si è staccata dalla base. E si è rotto un pezzo, non so di cosa. Sente un pezzo del tacco. Ma no, il pezzo che va all'interno. Volendo si può aggiustare, è abbastanza facile da sistemare. Però ovviamente col prezzo che costano queste statuette ce la faremo a sostituire. Ok, mettiamola qua. Allora andiamo avanti con un altro supereroe, Dungan. Sinceramente, Dungan. Neanche questo sinceramente lo conosco. Giusto, sì, sì. Dal primo Vendicatore. Non me lo ricordo proprio. Vediamo com'è. Non mi sembra. Anche questo rotto. Però no, bene, in realtà non è rotto questo, si è solo staccata la base. Sì, vero? Sì, no, non si è di base. Questo si è soltanto staccato dalla base.
abbastanza facile da riparare. Voi ve lo ricordate? Io sinceramente. Il prossimo, sempre dal film di Avenger di Geoff Goldblum, abbiamo Quicksilver. Non ricordo il potere, sì, mi sembra che sia uno di quelli che corre veloce. Esatto, sì, è la versione di Flash della Marvel. Fallo vedere. Ok, siamo arrivati quasi alla fine. Questo qua è l'ultimo della serie, Star-Lord, da I Guardiani della Galassia. In realtà non è l'ultimo perché dopo c'è lo speciale. Ok. Non vedo sbavature. L'hai messo bene? Sì. Non sbaglio di questo personaggio, già mi era uscito uno, però con la maschera. Adesso senza maschera. Sì. Ok, siamo arrivati alla fine. Vabbè, all'interno delle scatole c'era questo manifesto in cui ci dicevano che sarebbe uscito Booster, però non l'abbiamo capito. Ma per finire abbiamo lo speciale, un'armatura di Iron Man, delle 5, una delle 5 speciali, che dovevano uscire solo se si faceva l'abbonamento online, che dovrebbe essere Mark 39, Iron Man 3. Com'è dentro, vero? L'armatura bianca, non so anche se si vede nel film, forse quando volano tutte le armature insieme. Quando? C'è una scena in cui volano tutte le armature insieme, forse in quella scena lì c'è anche questa, non lo ricordo. E siamo arrivati alla fine. Ora ve li faccio vedere tutti. Prima li mettiamo giù e poi ve li faccio vedere. Eccoli qua, tutti sistemati e messi in ordine. Ora ve li faccio vedere uno a uno. Purtroppo ce n'è uno rotto, come abbiamo detto. E ora andremo a posizionare nella vetrinetta, che è già piena. Ecco la situazione attuale della vetrina. Scusate per la luce, ma mi si è fulminata la lampadina, quindi devo usare il flash del telefono. Attualmente sono sistemati così. Sono riuscito a posizionare tutti i personaggi. Ora vi faccio vedere come lo posiziono. Ci sono stati tutti, ma penso che siamo gli sgoccioli. Allora, primo piano, secondo piano, terzo piano, quarto piano, quinto piano e sesto piano. Ormai siamo a circa 70 personaggi. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Noi vi salutiamo da Antonio Affari per Gioco. Ciao!